Amo, io sono pronto già, eh. Amo. Che sì, eccomi, Madonna. Ma se dico che arrivo è che sto arrivando, non è che arrivo tra mezz'ora. E che cavolo, eccomi, mamma mia, che ansia ogni volta, uno non si può mettere a fare una cosa, che cavolo. Oddio, gli occhiali. Dai, vabbè, amò, dai. Ma mo ti sei seduta. Già un'ora sto aspettando, già mi è cresciuta la barba nel mentre. Eccomi, Ci mamma mia, siamo? Oh, sì, ah, ci dai. sono. Oddio, il Porca. telefono. Vabbè, dai, allora dillo, amò, che lo fai apposta, eh? Mamma mia, oh, cioè, ma io non mi C'è posso dimenticare una altro che cosa. devi fare? Che Non lo cavolo, so, oh, ecco devi fare una fatto. crostata? No, Ripiastrellare il no, bagno? no. Amo, che c'è adesso? No, ti prego, dai. Sollevare i piedi per favore un attimo. Se tu ti togliessi il brutto vizio di mangiare biscotti e cose del genere quando stai seduto sul divano, io non dovrei passare la scopa elettrica raccogliendo tutte le tue stupide Ah, ma briciole. che quando io guardo la TV c'ho bisogno di avere qualcosa in bocca. Vabbè, allora? Mo', cioè, non mi chiedi neanche scusa? Ma È scusa, di mezz'ora che che sto qua cosa stai? seduto aspettando e nel frattempo mi sono pure già ricresciute le unghie dei piedi. Ah, questo guarda è proprio impossibile perché tanto non te le tagli mai. Vabbè, mo', finché non buca il calzino va bene, Che no? schifo. Ma intanto hai scelto il film, sì o Ma no? no, amore, stavo aspettando te per scegliere sto cazzo di film da Mamma mia, che vedere. ansia, oddio. Che ansia cosa? Ogni volta, guarda, ogni volta scegliere il film Che cosa, amore? Ma che comunque c'è, cioè, solamente c'è un film, non è che dobbiamo operare un bambino a Ho cuore capito, però aperto. ogni volta poi stiamo qua seduti un'ora o a scorrere la lista, quindi praticamente o non guardiamo niente o guardiamo le solite tre cose. Amore, senti, non cominciamo così, eh? Il problema è anche che ogni film che io ti propongo a te non va mai E ti credo, bene, poi poni sempre gli stessi tre amore. Ma titoli. questo non è Che assolutamente vero, amore. Io cavolo, ho un non è ampio vero. catalogo Sì, di che ti film devo fare una col quale lista. deliziare Ti le tue devo fare una giornate. lista? Di che? Proponi sempre scemo e più scemo, bugiardo, bugiardo, No, sventura. film che fanno ridere, amore. Rambo, Scarface, che altro, mamma Neanche te li mia. ricordi perché sono talmente Sì, tanti che talmente sono comunque tanti, classici della cinematografia sì, americana, mo. selvaggi, perfetti sconosciuti, e lui è peggio di me, come si E sì, mo, chiama quella minchia, cioè, mo, roba? Pozzetto e Celentano, cioè, questi qua sono i film che hanno fatto la storia. Solo che se a te non vanno bene, non riesci a capire, quello è un problema tuo. Problema mio, vabbè. Ok. Ci guardiamo la strada per Eldorado? Eccolo là, vedi? Che Proponi c'è? sempre la stessa roba, Disco. Madonna Ma no, cazzo, santa! ma intanto tutti quelli che ti propongo sempre non li guardiamo mai, quindi Non cioè, è vero, va proprio bene. perché li guardiamo continuamente che ti dico di no, scusa, Ma mi che proponi dici? sempre questi? Non è assolutamente vero. Quanto è mo Non che è non ti propongo vero. in sventura? Ah Mamma mia, me l'hai proposto ieri sera. sì? Ok, ma mi è venuta in mente un'altra strategia. C'è un film che mi ha consigliato mio zio Antonio. Ieri sera te l'ho Guarda, detto. proprio per questo, proprio perché te l'ha consigliato tuo zio Antonio, proprio categoricamente no. Non Amo. voglio sapere neanche qual è il Ma titolo. perché? Perché l'ultima consiglia sempre la stessa merda, pure tuo zio Oh, Antonio. però. L'ultima volta che cosa aveva consigliato? Resa dei conti a Resa dei conti a Little Little Tokyo. Che cacchio di film è Resa dei conti a Little Tokyo che non lo Tokyo. Mo, conosce resa dei conti a Little nessuno? Tokyo ormai è diventato
di tutti lo conoscono in America, sì, tutti, e i produttori, certo, certo, del cinema americano. Lo conoscete, lo tu, Zio Antonio, e tu, solo voi due. No, c'è Brandon Lee, non è che c'è Ciccio Pasticcio. Eppure lui propone sempre questi film d'azione, oh che palle, no, sempre o Stallone o Van Damme in prima fila, io non ho le palle piene. No, vabbè, oh, almeno lui c'ha qualcosa da proporre. Non ho capito. Poi scusa, ogni volta che salta fuori il nome di mio zio Antonio c'è sempre qualcosa da ridire. Che cos'è che non ti va di mio zio Antonio? Che ha fatto di male? Che devo fare? Un elenco anche qui in questo caso? Devo fare una lista? Punto primo, tuo zio Antonio puzza. Mio zio Antonio non puzza. Puzza! C'ha una fiatella che per l'amore del cielo, guarda, l'altro giorno ho visto, ha ucciso anche una pianta finta, ho detto tutto, addirittura, sì, tutto. Ma sarà il caffè corretto che prende prima di venire qua, no? Sì, il caffè corretto, sarà la sambuca che corregge lui col caffè, è ben diversa la questione. Esagerata, solamente perché sa apprezzare i veri valori della vita. Sì, sì, certo, certo, certo. E secondo punto, c'è pure secondo punto. Ce ne sarebbero i punti da elencare qui, ma non ho voglia di stare qui a parlare. Alla Madonna, di adesso mi il mare, un papiro di cose cattive, è il mare su questa terra, mio zio Antonio, no? È peggio del cancro della fame in Africa, no? Mio zio Antonio. Sì, certo, certo. Sì, intanto sappi che mi hai istruito su molte cose. Sì, 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 ti hai istruito sull'idiozia, molto probabilmente. Secondo punto, quando stai con tuo zio Antonio, infatti, diventi un cretino. Cioè proprio regredisci, stadio cretaceo. Fanno un esempio? Minimo, tipo quella volta, una delle ultime volte, che ti ha consigliato di mangiare le noci col guscio. Amò, aveva detto che magari il guscio delle noci faceva aumentare il numero di globuli bianchi all'interno del corpo, sì, che sì, deficitava. Sì, sì. Globuli bianchi, 270 euro rimetterti il dente, amò. Gli ho detto tutto. Ho detto tutto, voglio dire nient'altro. Sono guarda. Comunque rischi del mestiere, mo, della sperimentazione sociale. Sì, sperimentazione dell'imbecillità, della cretinaggine, dell'idiozia. Io invece pensavo che fosse una buona idea mangiare quei gusci. Sì, certo, certo. Tu continua ad andare appresso a tuo zio Antonio, che vedi dove arriva. Ma tu hai capito, mio zio Antonio comunque vede più in là di quanto vediamo noi semplici esseri umani. Lui un giorno va in Italia's Got Talent e spopola là con le sue teorie. Dico, minchia, questo è un genio, io già me lo vedo di Zerbi, dice, bravo zio Antonio, certo, bravo zio. Certo che ne dici di stupidaggini, pure tu vedi, questa è l'influenza di tuo zio Antonio. Se, andiamo che avanti. Che proprio ti manda il palo in pappa quei due neuroni che c'hai. L'altra volta mi hai detto che avevo più neuroni. Comunque, vabbè, guarda, basta, basta. A parte, vediamo di solo scegliere un film. Vediamo di scegliere questo film, perché io già mi sto mettendo nervosa, te lo dico. Pure io, perché alla fine va a finire male. Allora, andiamo un attimo con un po' di precisione. Partiamo dal genere di film che vuoi vedere. Due, no? Ciao, ma che ne so io, la Madonna, ne so. No, cioè, non è che ci sono 300 tipologie di film, c'è un film horror, o un film di fantascienza, o uno romantico, o un film, una commedia, o un film d'animazione. Ecco, guardiamoci un film d'animazione e facciamola finita. Oh. Fantasia, tanto per cambiare. E allora sceglilo tu, no, il genere. No, già tanto che abbiamo scelto un genere, guarda, un film d'animazione. Allora, vuoi c'è un film d'animazione che ti faccia ridere? O divertire un po', o uno che ti faccia soffrire? No, no, guardiamone uno divertente, perché già oggi, guarda, grazie, è stata una giornata proprio... Allora, ci stanno... Madagascar... Shrek... Le Follie dell'Imperatore. Mamma mia, oppure qua sempre gli stessi titoli. Che palle! Anche tu hai scelto l'unica categoria di film che già abbiamo visto 10 volte almeno ogni tipo, ogni film. È normale che ci siano gli stessi titoli, no? Oh, senti. Oh, se non ti va di guardare un film d'animazione, basta che lo dici, no? E siamo qua a girarci intorno, ma non era questo il problema. Se guardiamo, dillo, no? Non è quello il problema. Oh. Se guardiamo anche un film che abbiamo visto 10.000 volte, a me va bene lo stesso, basta che si scelga un film. Anche con mio zio Antonio ci guardavamo, che ne so, Esplosione di colpi con Van Damme e ci piaceva un sacco, abbiamo visto 3.000 volte. A me non interessa guardare un film 10.000 volte. E se ci guardiamo Ratatouille? Eccola, di nuovo. Pure questo, l'abbiamo visto 3 miliardi di volte, l'abbiamo guardato sabato scorso. Vabbè, allora che ne so, guardiamoci una serie, è più facile. Oh, peggio che andare di notte, senti. Manco la serie. Io adesso mi vado a lavare i denti, mi vado a stuccare, vado a fare un attimo la mia routine serale. No, ti prego, amore, che torni 4-3 ore, amore. Intanto tu scegli un film.
Ma se poi non ti va bene quello che scegli. Scegli un film, qualsiasi cosa, guarda, basta che la finiamo con questa storia di scegliere i film perché mi è arrivato fino a qua. Amo, però è l'ultima volta che scegliamo un film insieme, mi sono stufata, basta. Amo, però fai in fretta, ti prego, amo. L'altro giorno il gatto stava morendo di fame. Lo scelgo io, eh? Amo? Oh. Se ci guardiamo Ace Ventura 2?